Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi presso Suono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Audiz ha suscitato molto scalpore quando ha annunciato le sue nuove cuffie MM500. È una cuffia, come vedremo, open back, progettata per il mixaggio professionale e la ricerca di una trasparenza unica, come vedremo adesso nel test. Le cuffie da mix sono uno strumento fantastico, come abbiamo visto in diversi video, che oggi ogni tecnico audio dovrebbe avere nel proprio arsenale, e Audiz è rinomata proprio per le sue cuffie di riferimento. Le MM500, come vedremo, non sono cuffie economiche, ma in questo video le analizzeremo a fondo e scopriremo insieme come e dove utilizzarle al meglio. Innanzitutto vorrei ringraziare Audio Natali, che mi invia spesso i prodotti Audiz per poterli testare su questo canale, che ovviamente poi restituisco, e di conseguenza mi permette di mostrarveli in anteprima ed aiutarvi nella scelta e negli acquisti di questo genere di apparecchiature. Queste cuffie portano il nome di Manny Marroquin, famoso e camaleontico fonico americano, nonché producer. Ha registrato e mixato artisti del calibro di Kanye West, Kesha, Cabello, Selena Gomez, Post Malone, Ed Sheeran, The Weeknd, Imagine Dragons, Eminem, Lady Gaga, Rihanna, Usher, Bruno Mars, Rolling Stones, Santana, tantissimi, veramente tanti, la lista è infinita. È veramente uno dei pochi mixa tutto senza sosta. In collaborazione con Audiz ha creato questa nuovissima e prima incarnazione di cuffie dedicate proprio al mix. Analizziamole e vediamo subito l'aspetto e la sensazione. La prima sensazione è ovviamente quella tattile e di vestibilità. E qui le MM500 dà una certa scossa al mercato delle cuffie in generale. Non sono leggerissime, ma neanche pesanti come le LCDX che abbiamo già visto. Vestono incredibilmente bene e chiudono benissimo il padiglione auricolare. Questo coincide con una maggiore vicinanza del driver all'orecchio, che ne aumenta, come vedremo, la percezione di alcune caratteristiche. Il design, lo vediamo nel dettaglio, è splendido, tutto in metallo, nessuna parte risonante e regolazione di altezza assolutamente chirurgiche. Insomma, un aspetto esteriore ed un comfort, a mio parere, eccezionali. Il confronto che molti mi hanno chiesto è ovviamente con le LCDX, quindi andremo a vedere passo passo come si comportano, cosa offrono e cosa non offrono rispetto alle ormai cuffie da mastering per eccellenza. Il target principale delle MM500 sono i tecnici di mix, che senza dubbio dovranno utilizzarle per ore ed ore. Quindi sono state progettate pensando proprio al comfort a lungo termine. Non citiamo chi è costretto ad utilizzare gli occhiali. Non li ho mai considerati nelle mie lunghe recensioni, ma capisco che possa essere un problema per molti. Ed il fatto, ad esempio, che aprano il padiglione, come vediamo inserendo gli occhiali, le stecche si inseriscono nella cuffia e di conseguenza aprono il padiglione sull'orecchio, alterandone la percezione. Quindi, anche se di poco, secondo me gli occhiali pregiudicano un po' l'ascolto in cuffia in genere. Il motivo a griglia che vediamo qui sui padiglioni aperti è spigoloso ed esteticamente gradevole, mentre i materiali le rendono resistenti e alla moda. Nel complesso sono rimasto subito impressionato dalla qualità costruttiva di queste MM500. Personalmente penso proprio che molto del costo sia imputabile proprio al sforzo di design e dei materiali costruttivi impiegati, oltre alla dotazione standard che incide sul prezzo, come ad esempio la valigetta personalizzata, la custodia morbida, il cavo bilanciato, eccetera eccetera. Nella scatola troviamo infatti, oltre alle cuffie, un cavo twistato stereo bilanciato tipico di Audiz, la custodia morbida per non graffiarle quando le mettiamo ad esempio in valigia o nello zaino,
la card per l'accesso ai contenuti e ai software extra sul sito di Audiz ed il certificato di garanzia ed ispezione. Il driver magnete planare è da 90 mm ed utilizza la tecnologia Ultra Thin Uniforce, che rende il driver più compatto rispetto ai concorrenti con il magnete a neodimio N50, disposto secondo proprio uno schema di Audiz chiamato Fluxor. La risposta in frequenza va ben oltre il range udibile, come per l'LCDX, si aggira da 5 Hz fino a 50 kHz e un'impedenza di soli 18 ohm, il che la rende perfetta per l'ascolto di mix. Almeno il sito riporta questo, ma vedremo ora nei test come si comporta realmente. Vedrete poi nei prossimi tutorial, sempre grazie ad Audio Natali, altri test di altre cuffie Audiz. Iniziamo dal palcoscenico. È una parola che piace tanto agli audiofili, per come ho sempre considerato l'ascolto in cuffia o con le casse, lo considero invece un concetto quanto più possibile vicino ad un ascolto reale di quello che ho mixato in passato. Lo chiamerò esposizione, credo sia più corretto in base ai principi di ascolto. Ad un primo ascolto delle MM500 rimango subito impressionato dalla velocità del driver. Sembrano delle cuffie dinamiche, ma ovviamente prive di distorsione. Mi vengono infatti in mente dei confronti fatti con le Focal e ovviamente con le LCDX, per cui sono più trasparenti e veloci, precisissime nei dettagli. Riferendoci a delle casse, è un po' come ascoltare delle casse Amphion o delle Rush Audio, quindi di alta fascia, di alta qualità. La vicinanza del driver all'orecchio rispetto alla LCDX però nasconde un po' l'ascolto sul side, quindi sulla parte del side del segnale, portandoci invece ad un ascolto più concentrato sul mid, quindi un ascolto più centrico, perfetto proprio per chi missa musica dance, ovviamente in primis, rispetto a chi invece lavora più su generi come la musica classica o le colonne sonore o il mastering di un certo livello. Insomma, rispetto all'LCDX perdiamo un po' di side, dato proprio dalla distanza del padiglione, quindi questa parte qui, verso il timpano. Infatti rispetto all'LCDX abbiamo questa distanza ridotta di mezzo centimetro. Anche le MM500 come le LCDX hanno una inclinazione per l'ascolto, infatti le vediamo bene nel dettaglio del video, il che rende molto semplice, come dicevo, decodificare appunto mid e side. Ma mancando la distanza di cui sopra, il side appunto rimane un po' sacrificato. Discorso ancora più ampio e diverso sulla risposta in frequenza. Le MM500 hanno e pongono il segnale chiaro, limpido e cristallino completo, come ci si aspetta da dei monitor near field. Perfette quindi per chi si aspetta un ascolto di questo tipo proprio in fase di mix. La grossa differenza che invece abbiamo con la LCDX è sul low end, meno evidente, ed è una delle caratteristiche che hanno reso uniche e perfette le LCDX, quindi una esposizione sulle basse frequenze pressoché perfetta e priva di distorsione. Il massimo per chi come me si occupa appunto di mastering. Questa mancanza, a mio avviso, quindi un mio parere personale, ma credo sia giusto, è data proprio dalla dimensione fisica del driver, perché appunto è più piccola rispetto all'LCDX di un centimetro e di conseguenza abbiamo un'esposizione dei bassi minore. Tutta la sezione medio-bassa, media e medio-alta, e ovviamente anche alta, secondo me è perfetta e forse anche migliore rispetto alle LCDX. Ma la grossa differenza, come dicevo, si sente sul low end. Sono quindi da considerarsi delle cuffie abbastanza simili ma diverse, per due scopi quindi diversi, forse anche per chi affronta generi di musica diversi. Un test prima di acquistarle è assolutamente consigliato, ma sono sicuro rimarrete sbalorditi dalla qualità. Senza soffermarci sul prezzo di entrambe, vorrei però sempre far notare che sono cuffie prive completamente di risonanze. Non si avverte nessun tipo di risonanza o distorsione, proprio come se fossimo davanti a dei monitor professionali da 10.000 euro in una stanza trattata. Quindi queste cuffie vanno sempre considerate una reale sostituzione in ambienti di lavoro. Mettiamole però all'opera, veramente. Le ho messe e ho provato a missare dei brani in cuffia senza averle mai utilizzate per una settimana intera.
Il risultato è stato, devo dire, eccellente, allo stesso livello dell'LCDX, quindi come risultato finale. Le medie chiare ed il mid esposto sono venuti in modo eccellente. Questo mi ha permesso di creare una voce molto a fuoco ed una base ben bilanciata, proprio sulla parte media e alta, dove spesso è difficile far convivere la voce stessa con la base e l'arrangiamento. Sono ovviamente cuffie aperte, quindi non pensiamo assolutamente di utilizzarle in fase di recording né in viaggio, quindi in treno o in aereo, altrimenti vi ascolteranno tutti. La capacità che hanno di aderire meglio all'orecchio rispetto all'LCDX però diventa fondamentale per isolarsi dai rumori esterni. In questo le ho trovate fantastiche. E ovviamente il peso ridotto, come vi dicevo, il comfort non è da sottovalutare, perché per tante ore diventano estremamente comode. A Francesco Donna del Campbell portato la sua MM500, sempre fornita da Audio Natali, ad acustica audio e profilata per la correzione di rito all'interno di Sienna. Ho infatti atteso questa profilazione per poterle utilizzare al meglio proprio in fase di mix, e come sapete preferisco una cuffia corretta ed un ambiente ipertrattato e configurato come quello appunto di Sienna. Questo per rimarcare il discorso che missare in cuffia è possibile, sì, ma a certe condizioni. Quindi cuffie di alta qualità, un buon preamplificatore, come sapete io utilizzo il Phonitor SPL1, ed un software di correzione, che sia Sienna o che sia Sonarworks, ma in questo caso Sienna lo preferisco perché appunto ho collaborato con Acoustic Audio nella realizzazione, e chiaramente mi dà anche un riferimento di crossfeed estremamente preciso in una stanza che posso calibrare, modificare e modellare sulla mia, appunto, qui che uso qua in studio, e quindi avere alla fine anche un approccio ed un ascolto molto confortevoli e familiari. In definitiva, sono stato per un paio di settimane indeciso. Ogni volta che indosso le MM500 mi danno una prospettiva unica, come vi dicevo, rispetto al mid e sulle frequenze medio-alte rispetto sempre all'LCDX, ma poi comunque in fase di mastering mi manca un po' di low-end che devo assolutamente controllare con le LCDX, quindi devo passare da una cuffia all'altra. Le MM500 sono cuffie, come vi dicevo, serie, che si rivolgono ad un mercato pro audio in modo esplicito, rispetto anche alla LCDX che invece è stata adottata dal mercato pro audio, quindi è una cuffia non pensata per l'audio recording e per l'audio mix, ma adottata dal nostro mercato pro, che l'ha poi scelta come un buon riferimento per il mastering. L'MM500 è progettata appositamente per questo mercato e vedremo sicuramente in futuro degli sviluppi in questo senso. Ne parliamo appunto con Chris di Audiz, che trovate adesso in coda al video. L'esperienza di mixaggio con Audiz è sempre stata una spanna sopra gli altri, sapete, le ho provate tutte, ma quando le indosso ritrovo appunto un certo comfort, quindi coerenza di fase, gestione di impedenza flat su tutte le frequenze, bassi, medi e alti perfetti e senza distorsione, problemi che ho chiaramente con tutte le cuffie dinamiche e che invece non sono assolutamente presenti sulle magnetoplanari. Insomma, una vera e propria comfort zone da cui difficilmente mi discosterò. Per chi volesse provare, le LCDX sono disponibili qui da me in studio, a Roma, senza problemi, mentre invece per le MM500 dovrò restituirle ad Audio Natali perché sono le prime arrivate in Italia e le vorranno ascoltare e provare anche altre persone. Il mio consiglio, come sempre, è di provarle. Potete provarle anche con l'uscita del vostro iPhone, vista l'impedenza così bassa, quindi funzionano perfettamente anche con l'uscita di un computer portatile o di un cellulare. Ovviamente serve un adattatore. Sono sicuro vi si aprirà un mondo, e a prescindere se le acquisterete o no, ma visto il prezzo a cui vengono vendute, un test è assolutamente necessario. Per il momento è tutto, vi lascio alla mia intervista con Chris, che trovate adesso in coda a questo video, con cui appunto parleremo riguardo le prospettive di Audiz, le MM500, e ci saranno alcune domande tecniche che sono state fatte dagli utenti dei miei gruppi Facebook, innanzitutto Studio One Pro Italia, JGR Educational,
a cui vi invito ad iscrivervi e che è appunto un gruppo di supporto non soltanto per Studio One ma per tutto ciò che riguarda il canale JGR Studios, o che mi sono state poste via Facebook. Vi ricordo che poi un video molto lungo dedicato alla gestione dell'impedenza tra cuffia e amplificazione lo trovate soltanto sul mio canale Patreon. Trovate comunque tutti i link in descrizione. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Hi Chris. Hi. How you doing? I'm good. How's it going over there? Yeah, all good for now. So thanks for your time. I got your headphone. That's amazing. Amazing. Absolutely amazing. This is the best, I think the best headphone for mixing, but I think you know that. Yeah, I hear that from a couple of people. Thanks for joining us. Because, yeah. And I have some questions from followers from my channel. Okay, so there are, you know, just a few questions, 5 minutes. My first question is about the impedance matching and how to find the best way to match the impedance with this kind of headphones, you know, with the LDs in general and especially for the LDs LCDX. I mean, the rule of thumb that has been around for a long time is you want to look for a headphone amp that has, I think it's 0.8, the impedance of the headphone that you're using. That's really a general rule. It doesn't always apply, but because our headphones are pretty low impedance, at least the ones we're talking about here, yeah, 15 to 20 ohms-ish, the lower the output impedance of the headphone amp, the better it's going to be matched to the headphone. The reason I say it's very general is that there are so many things that come into play in that equation. It's not just about this impedance versus that impedance and this works and that doesn't work. There's more complexity to it, I guess. And impedance really isn't the ultimate rule of anything. It's just one piece of the puzzle. Yeah, because most of the frequency impedance results are based on 1 kHz, and the magnetoplanar system does not have the impedance problem on all frequencies, right? Exactly. It's what we call a purely resistive load, meaning that its impedance is the same at every frequency, versus like dynamic drivers where the impedance will vary based on frequency. You know, some headphones or speakers that are dynamic drivers will have a very different impedance at, say, 20 hertz versus 1 kHz. So you might have a really wild impedance curve, as opposed to our headphones or planar magnetics in general, where it's really just flat. It's a flat line. This is the next question, that magnetoplanar are impedance flat in the frequency. So this is the only way to say the headphone could be flat, because could not be say that about the frequencies, but we can say that about the impedance. I would also speak about the project of the headphones. You know, when you project a headphones, you know, you start from the Harman curve first when the headphones are projected. Harman curve is just one way to measure things, and our engineers have developed sort of their own curve over the years. We have what we call the Odyssey target curve, which is different from the Harman curve. While I won't say they don't pay attention to the Harman curve, because they obviously use that in their research, our engineers don't really use that as the ultimate judge, or it's not part of our target. The configuration of the ear canal, how could affect the project of the headphone? So this is considered part of the curve. You know, for example, the LCDX, this model, have a cut at 5 kHz. This is because the ear canal. It's we take that into account, and the graphs that we make, we have two different measuring systems. Uh-huh. One of them has compensation for the ear canal resonance, which is kind of an average. Obviously, because everyone's ears are different, everyone's head shape is different, and all that stuff. So when we talk about measurements, it's always sort of an average based on the test head and the ears that you're using. So one of our measuring systems has compensation for the ear canal resonances, and the other one that we use doesn't. I ask it that because I saw your software about the configuration of the ear. Yeah. It's really based on the fact that everyone's ear canal is or ear shape is different. It's different, yeah. And that plays a large part about how you hear and what frequencies are maybe more dominant in your hearing versus others that might be more recessed. Smaller ears, bigger ears. And do you find some common resonance?
Yeah, there definitely are things in common. The basic shape of the actual canal that's inside the Inside ear the little part inside, has yeah. the most to do with that. And there's, a certain kind of range that people hear resonances at. That's it, just a few questions. And for technical questions for followers, so I reported to you. And if you want to say something about how these and next projects, especially for people then like me mixing and mastering. Yeah, I mean, we started as an audiophile company in 2009. Our founders are big audiophiles, especially our CTO, Dr. C. He's a, you know, he's kind of a dyed-in-the-wool audiophile listener. And so we started with that market. And then at some point when the LCD Xs came out, pros started sort of grabbing onto it and going, hey, this is a good sounding headphone. I can use this to mix. And so then it was several years of that and sort of slowly building this pro market. And we realized, hey, wait a minute, this is something we should actually develop products for. And so since about 2016 or somewhere around there, we've actually been focused on that. And so that, the LCD X and the XC, its closed back partner, Yeah. were sort of grabbed by the pro community. And then they started giving us feedback about things they would like to hear, feel, see. And so we developed the MX4 Yeah. from that, which was sort of a lighter weight version with some refining that was done with feedback from the pro market primarily. And then the MM500 that came out earlier this year Yeah. was really our first developed with a pro audio partner who obviously is Manny Arabin. He had so much to say about how that headphone sounded and felt and looked. That it became like, okay, this is our very first really pro headphone. And that's just, it's the first in a series. We have some more coming probably early next year. We'll have another couple of models in the MM line that Manny is working with us on. And we're kind of tailoring, I think, pretty much everything now that we're working on going forward will have a certain element of what will pros think of this that our engineers are going to use. When they're developing the products. Okay, perfect. Thank you very much. After Siena development, a lot of sound engineers, especially here in Italy, they start buying LCDX because the combination was working very good. I think we will be to the same for the MM500. And they are, even though both headphones are kind of part of the same family, the LCD X and the MM500, they share a lot in common, but they really are different. And you'll hear this immediately when you put a pair on. They have a different sound signature and a different character to them. And it really, so far in my talks with pro audio people, when they demo both headphones, it's like 50-50 split. Half of them go, oh, the LCD X is perfect for me. I love it. It's the ultimate headphone. And the other half is sort of like, man, I like the LCD X, but this solves all the issues that I heard with it, or it tightens up the bass and blah, 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 whatever their thing is that they're looking for. So I really feel like we have two really valid products in those. So there is some amplifier that you'd like to suggest for the LCDX for the MM500? There's a pretty long list of headphones, Okay. headphone amps that I would say work well with all of our headphones for the most part. And it's just kind of based on what function you need, what your budget is, what your Okay, tastes yeah. are. For example, I'm using SPL. I love the Phonitor. And The Phonitor is really yeah, good. especially We because have one of those and we take it to shows. it has the crossfeed section in analog that helps to mix crossfeed and mix. And And then so. also for mixing and mastering, the routing options that they have where you can just listen to the left channel, the right channel, mono, out of phase, all those things, that's really helpful. And by the same token, the Little Labs Monitor, which is made by this guy named Jonathan Little in LA. He's been in pro audio for a long time. His little amp is great. It's, like this big, this little box, but it's got rotary switches that let you choose all those options Ah, also. monitor, yeah. That's a cool little amp too. Well, thank you very much, Chris. I hope to see you next time. And Yeah, my pleasure. thank for your time, okay? You bet. Happy to talk to you. Tag, Take care. thanks.
Ciao ciao. Bye bye. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.